Ha fatto bene la Presidente Meloni in Parlamento a ribadire che l'Italia è una nazione forte, solida e credibile in Europa, e l'opposizione la smetta di strumentalizzare anche la ratifica del MES. Come ha ribadito la Presidente Meloni, in Europa porteremo una revisione del pacchetto per la crescita e lo sviluppo, di cui il MES è un elemento, ma ancora di più c'è la discussione sul patto di stabilità e sul PNRR. Senta Lupi, i parlamentari di opposizione al Movimento 5 Stelle fanno notare che in aula c'erano pochissimi parlamentari di Forza Italia e Lega, probabilmente è dimostrazione di una spaccatura su questi temi del MES in primis. Ma la maggioranza è compatta e ogni volta che ci sentiamo con il Presidente Meloni, con Salvini e Tajani, non solo lo ribadiamo ma stiamo lavorando insieme, i risultati si vedono. Se l'opposizione si attacca alle presenze in aula credo che non ha altro da dire. Mi augurerei invece che si confrontasse con noi sul tema della revisione del patto di stabilità in Europa. Noi sul MES abbiamo sempre avuto una posizione positiva, ma crediamo che debba essere ratificato però con la chiarezza, per esempio, di un'approvazione del Parlamento per un suo eventuale utilizzo. Per la, il Lega resto, però, la Lega però è sempre stata, cioè continua a dire no. Io credo le posizioni della Lega, di Fratelli d'Italia negli anni precedenti sono posizioni note a tutte, tra l'altro come quella del Movimento 5 Stelle. Credo che, lo ha ribadito oggi il Presidente Meloni con chiarezza, l'Italia vuole giocare un ruolo da protagonista in Europa e la sfida dell'economia, della crescita, dello sviluppo è la sfida più importante, di cui il MES è un elemento. Io credo che si andrà in un contesto complessivo di pacchetto, come ha detto la Presidente Meloni, anche a ratificare il MES in autunno. Perfetto, grazie. Grazie. Grazie.